La 39ª edizione del Vivicità è una edizione davvero molto ricca. È la corsa più grande del mondo, amiamo chiamarla così, ma è di fatto così, perché ha questa caratteristica di svolgersi in contemporanea in tantissime città italiane, in tantissimi istituti penitenziari e in tante città nel mondo. Creiamo una circostanza attraverso il Vivicità inclusiva, facciamo vivere una giornata in cui tutti, al netto degli obiettivi specifici di ognuno, si sentono invece partecipi di un grande evento. E sono questi i messaggi più belli, o tra i messaggi più belli che lo sport riesce ancora a dare. E guai se noi come operatori della comunicazione non raccogliamo e non divulghiamo questi messaggi. Anche quest'anno i cancelli del Vigano Complesso si aprono per ospitare la Vivicità e come l'anno scorso la WISP ha voluto dare la partenza ufficiale proprio da Rebibbia. Questa partecipazione di detenuti ma anche di atleti esterni, questo correre gomito a gomito, ci ricorda che il carcere fa parte del territorio, quindi quel percorso, no, che si corre qui dentro fa parte della città. Ho partecipato spesso anche io a Vivicità, anche all'estero. È una gara che ha il suo fascino proprio perché parte in tante città diverse, ma per il motivo appunto sociale che rappresenta. Il carcere, come dicevamo, deve essere un punto dove si riparte. Io spero quello, insomma, non deve essere solo un posto punitivo, ma un punto appunto in cui uno magari impara e da lì ha modo poi di ripartire. Lo sport, come in altri elementi del trattamento, come ha detto poc'anzi la dottoressa Del Villano, sono fondamentali per la rieducazione del condannato, che è la finalità prima della pena. Quindi la pena deve essere soprattutto rieducativa, deve tendere alla risocializzazione del detenuto. Tutto quanto il personale di polizia penitenziaria si è reso disponibile e sicuramente numerosissimi parteciperanno, insomma, all'organizzazione della sicurezza e permetterà alla polizia penitenziaria di poter vivere in serenità questa giornata. Siamo insieme dalla prima edizione, noi di Radio 1 e voi della WISP e delle Vivicità. Per me questo è un motivo di grande orgoglio. Gareggiare in 45 città in Italia, per nuovi all'estero, coinvolgere, essere insieme in una giornata di sport, io credo che abbia un fortissimo valore. E per questo siamo felici di esserci anche quest'anno. Mi fa piacere confermare che anche quest'anno questo sodalizio forte con voi c'è ed è rinnovato. Non credo che ci saranno grosse partecipazioni di atleti, magari all'ultimo momento qualcuno si aggregherà. Sicuramente qualche straniero, sicuramente ci sarà, come molto probabilmente la nazionale del Burundi e dell'Uganda che si stanno allenando a Siena e forse gareggeranno in Toscana o a Livorno o a Siena, a Firenze, vediamo all'ultimo momento dove saranno. Noi abbiamo chiesto e abbiamo, diciamo, ottenuto anche la disponibilità di Alex Spazer, del presidente nazionale del CONI, e di Libera ad essere presenti qui a Rebibbia per il via che attraverso appunto Radio Rai e Riccardo Cucchi noi daremo domenica prossima, proprio perché dà il via all'interno di una casa circondariale, quindi riconosce la pari dignità e la pari opportunità di riscatto per tutti.